tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo arrivati al numero 13 del castello di Harry Potter e cominciamo a ricevere i pezzi per costruire, diciamo, la parte laterale, visto che abbiamo completato la torre che, come potete vedere, è qui di lato a me, e siccome è veramente imponente e veramente bella, non vedo l'ora di vedere cosa dobbiamo fare nelle parti successive, per cui andiamo ad aprire subito questo nuovo numero e vediamo cosa dobbiamo fare. Ok, allora, rimozione plastiche, via. Allora, questa è un po' più da vicino la confezione con i nuovi pezzi, che come potete vedere sono diversi, mi sembra che siano 1, 2, 3, 4, comunque dopo ovviamente li vediamo nel dettaglio. Questo è il nuovo fascicolo, che ovviamente adesso vediamo da vicino, ma... voglio prima dare un'occhiata così rapida a cosa c'è all'interno e soprattutto vedere poi alla fine. Ok, abbiamo tantissimi pezzi da montare nelle prossime volte e anche qui abbiamo diverse cose da fare, per cui andiamo a vedere da vicino questo nuovo fascicolo. Allora, numero 13, andiamo a vedere esattamente un po' meglio da vicino cosa c'è dentro. Abbiamo questa bellissima foto di Hermione e vediamo che abbiamo lui, il nostro fantastico Filius, il professore di uno dei corsi di scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, ovvero incantesimi. Qui abbiamo altre bellissime foto, se vi ricordate qui è dove provano a fare l'incantesimo Wingardium Leviosa con scarsi risultati. Qui abbiamo un'altra foto del professor Vitius e andiamo avanti vedendo l'interno di questo fascicolo. Allora, nome Filius Vitius, insegnamento incantesimi, ruolo capo casa Corvo Nero e direttore del coro della scuola, ce lo ricordiamo, è stato visto diverse volte. Per quanto riguarda invece le fasi del montaggio, purtroppo sto notando che in questa uscita tutti i pezzi che ci sono stati dati non li monteremo, perché praticamente saranno assemblati la volta dopo. In pratica ci hanno dato 1, 2, 3 e 4, tutti questi 4 pezzi, che però non verranno assemblati, ovviamente adesso li vediamo, perché praticamente saranno assemblati la settimana prossima, quando ci daranno tutte le pareti laterali. Purtroppo, vabbè, fa parte del gioco, non possiamo farci nulla. Ok, quindi anche se non li dobbiamo montare in questa uscita, sicuramente conviene dargli un'occhiata, anche per verificare se ci sono problemi di qualche tipo. Allora, questa è l'arcata, diciamo, la porta, la parte principale. Questo è quello che va messo fondamentalmente sopra e questi sono i due muri laterali, adesso non so esattamente il verso, ma vanno messi qui di lato e poi saranno incastrati con i pezzi, appunto, che ci daranno, come abbiamo visto poco fa, ci daranno la settimana prossima. In pratica sono dei pezzi di raccordo tra questi, cioè hanno l'aggancio sul doppio lato, no? Per cui si incastrano tra qua e quelli che ci hanno dato in questo numero. Purtroppo sono gli inconvenienti delle uscite così di questi fascicoli. Purtroppo si sa che ci sono delle fasi in cui non si monta nulla. In pratica ve lo dimostro qui, adesso ci hanno dato queste parti colorate, mentre la volta successiva ci daranno queste parti grigie che sono qui di lato, che serviranno per unire il tutto. E ok, quindi un numero 13 senza fasi di montaggio, ma guardiamo il lato positivo, avremo un numero 14 dove dovremo fare un doppio lavoro, nel senso che andremo ad assemblare tutti questi pezzi che ci hanno dato questa volta e li sommeremo ovviamente a quelli dell'uscita 14. Sicuramente inizierà
a diventare un problema posizionarlo, nel senso che comincia a diventare bello grosso questo castello. Vi ricordo l'imponenza della torre, è veramente molto molto grande, e quindi di base servirà un posto dove tenerlo man mano che montiamo anche le altre parti laterali, che secondo me a breve occuperanno la maggior parte dello spazio, perché adesso non so esattamente quando ce lo faranno unire, ma nel momento in cui uniremo le due parti sicuramente dovremo mantenerlo su un piano e non come sto facendo adesso, dove io vado a sdraiare la torre su una mensola. In pratica non sarà più possibile. Detto ciò, fatemi sapere nei commenti qui sotto come sta procedendo il vostro montaggio, lasciatemi il solito pollice in su se vi piacciono questi video, vi ricordo iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così da crescere insieme sempre di più. Io vi saluto, ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!